Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi, lunedì 18 luglio. Allora, le cose che sono avvenute ieri sono tante, tra cui c'è stato un altro attentato, non è un attentato, scusatemi, un altro attacco da parte di un solitario, una pantera nera, così possiamo definirla, o Black Lives Matters, come si chiamano ora, contro dei poliziotti a Baton Rouge in Louisiana, al sud, il profondo sud degli Stati Uniti. Quello è, che abbiamo visto ormai negli ultimi settimane è chiaro, cioè c'è una rivolta da parte di alcuni estremisti neri nei confronti della polizia e ieri ne hanno ammazzati tre di poliziotti, anche uno di colore, perché la polizia sarebbe stata troppo violenta, è spesso troppo violenta nei confronti delle persone di colore. Zuccone aveva spiegato qualche settimana fa come questo non fosse del tutto vero e come ci sia una grande leggenda intorno a questo. Mi piace raccontare questa cosa perché intanto è la novità della giornata di oggi sui giornali, tutti aprono su questi, ma la cosa che mi interessa di più è che i giornali oggi mettono insieme l'attacco alla polizia in America e l'inizio della convention a Cleveland, nel nord dell'America, di Donald Trump. E io mi stupisco molto di come Donald Trump sia considerato dai nostri giornalisti, che nella vita hanno fatto poco e niente, un celebro leso. I nostri giornalisti sono bravi, sono intelligenti, hanno molte cose da raccontare. Con questa loro spocchietta raccontano Donald Trump come se fosse un cretino, un deficiente, un uomo che non ha fatto nulla nella vita, uno che dovrebbe imparare da quello che scrivono i giornali come si costruisce e come si governa un paese grande come l'America. Questa è l'arietta un po' da, diciamo da snobismo che non hanno soltanto i giornalisti italiani, ma tutti i giornalisti del mondo. Trump un cretino, loro invece, Trump un cretino, un uomo che è riuscito ad avere la maggioranza dei delegati alla convention repubblicana che si apre appunto domani, mentre i giornalisti, quelli lì, sì, che sanno tutto scrivendo con le loro belle pennette pagate da persone ricche come Trump, che però chiedono loro di votare o di scrivere cose diverse rispetto al trumpismo che non amano. Oggi la cosa più incredibile è il Corriere della Sera. Ci sono due pezzi. Solo uno è richiamato in prima ed è della Rodotà, in cui si descrive, sono due pezzi identici, uno scritto bene da Massimo Gaggi, che non ha la dignità della prima pagina, e uno scritto male perché vuole essere un po' spiritoso, ma non lo è, della Rodotà. Sono due pezzi che dicono le stesse cose, che dicono del bar, il medesimo bar, del medesimo pericolo dell'America armata, dei bikers pro Trump, dicono esattamente le stesse cose. Uno si chiede, ma perché avete pagato il biglietto del viaggio alla Rodotà per andare negli Stati Uniti quando c'è già un giornalista che scrive le identiche cose e forse in maniera anche più seria. Ma questi sono problemi del Corriere della Sera, del suo direttore e della nuova proprietà, semmai, certo non nostri. Il punto vero è che questo sì diventa un problema nostro. Si può descrivere il fenomeno Trump e il grande successo che ha avuto nelle primarie soltanto contro, solo con le armi dei bikers? Si può raccontare tutto questo soltanto con la cafonaggine degli americani, la loro incapacità di comprendere i problemi sofisticati come la signora Rodotà o tutti gli altri giornali sanno fare. Molto meglio, se volete, le analisi fatte da Repubblica con Zucconi e Rambini che mettono insieme gli attacchi ai poliziotti e l'apertura della convention di Cleveland. E il mito della Rodotà e di tutti questi che si chiama Obama, alla prova dei fatti, è riuscito a portare dopo 8 anni un'America pacificata dal punto di vista razziale? Io non ho mai visto tanti casi di poliziotti ammazzati con cecchini come in questo periodo. E il presidente Obama è forse riuscito a pacificare il Mediterraneo, da cui si è completamente disinteressato, e a non creare casini uno dietro l'altro, compreso l'ultimo di Erdogan? E il loro mito è Obama è riuscito a portare l'America nel nuovo millennio con un progetto diverso rispetto al passato? Mi sembra che questo loro mito dei giornalisti che lo amavano, le convention, dell'avvocato di Harvard che si era fatto da solo, bene, hanno un sapore completamente diverso rispetto a quello dei bikers cattivi che vivono a Cleveland e che appoggiano e Trump. Poi, se vai a vedere chi sono questi bikers, ce lo spiega Rampini, cioè meglio Repubblica del Corriere della Sera in questo, sono degli ex uomini delle forze armate che si sono presi la briga di difendere da manifestazioni anti-Trump il congresso di Cleveland. Beh, e che male c'è? Non mi sembra che questo sia un male. E ovviamente tutti i giornali italiani giocano sul fatto che le armi a Cleveland si possono portare con grande tranquillità. Certo, per la nostra cultura è molto strano che tu non
non possa portare una mazza da baseball perché viene considerata arma impropria, ma un mitra a tracollo, cosa che ovviamente in America si fa per questioni di libertà del secondo emendamento. D'accordo o non d'accordo sulla cosa, vi voglio segnalare che la seconda notizia della giornata sono i dettagli sull'attentatore di Nizza. L'attentatore di Nizza, comunque, a Nizza, nonostante dei precedenti, nonostante la sua violenza, nonostante poi abbiamo visto quanto fosse pericoloso, un'arma se l'è comprata. Con quell'arma ha ammazzato un po' di persone. Di che stiamo parlando? Stiamo parlando che nell'Europa in cui non ci sono le armi, il problema sono le armi che si comprano o sono quelli che le usano? Finché non capiremo che il problema sono non le armi e non la libertà di conquistare le armi, ma di chi le usa e di questi pazzi fanatici islamici, forse non capiremo come combatterli. Due bellissime pagine invece queste sul Corriere della Sera, complimenti al Corriere, con un grande grafico su come è avvenuto in quei 2 chilometri l'attacco del delinquente terrorista islamico. Grande polemica politica in Francia, forse i giornali italiani non ne danno il sapore, ma quelli francesi lo danno moltissimo, tra Valls, presidente del Consiglio, e il presidente della regione della Provenza, che è colui che prima faceva il sindaco di Nizza, perché dice non è stata utilizzata la sufficienza, la forza e la sicurezza, dice l'ex sindaco di Nizza. Il governo doveva fare di più. Valls gli dice non vi trampizzate, ma noi non potevamo fare di più, addirittura abbiamo sventato 16 omicidi. C'è da dire che però il prefetto, se andate a leggere bene, il prefetto di Nizza ha detto che lo scenario di un camion che va contro la folla era stato addirittura preventivato. Ma allora, se è stato preventivato, c'è da chiedersi che forse l'ex sindaco di Nizza si chiede bene: bastavano due transenne per bloccare un camion? Se era stato preventivato come possibile attacco nei confronti delle persone che stavano lì a guardare i fuochi d'artificio? Probabilmente no. Va bene? Complimenti. Comunque, qualche piccolo problema c'è se c'erano 120 uomini, forze dell'ordine, e su 120 persone hanno aspettato svariati minuti e 2 chilometri prima di far secco un terrorista, come nel caso di Nizza. È ovvio che non si può prevedere tutto, però forse, se un prefetto dice che lì avevano pensato addirittura a quel tipo di attentato, qualcosa loro stessi avevano previsto. Erdogan, è inutile che ne parliamo, lo sapete bene, fa quello che ha sempre fatto, cioè il dittatorello. Nadia Urbinati oggi in un pezzo confuso cita un altro pezzo, ma basterebbe sul fatto che la democrazia e la maggioranza non necessariamente sono amanti della libertà. Questo ce l'ha spiegato Tocqueville nel stupendo viaggio in America, in cui era affascinato dalla democrazia americana, era affascinato dall'uguaglianza delle opportunità americane, ma Tocqueville diceva: attenzione, non è vero che una legge soltanto perché approvata da una maggioranza sia di per sé giusta. Anche una maggioranza può fare delle leggi liberticide. Una maggioranza ha eletto Erdogan, ed Erdogan certamente non tutela grandemente la libertà. Intervistata da Repubblica una studentessa di 21 anni che dice: beh, io mi sento molto meglio con Erdogan perché finalmente posso andare velata all'università, cosa che prima non potevo fare. Ditemi un po' voi, liberi loro di andare all'università velati, ma ditemi un po' voi se questo è il futuro che noi immaginiamo di un paese dell'Unione Europea. Stupende, leggetevele sui giornali le storie dell'imam Gulen, che è questo miliardario che faceva tutte queste scuole, che viene attaccato da Erdogan perché pensa che sia la causa del golpe, o comunque l'ispiratore del golpe. La storia straordinaria di questo imam miliardario che vive in America. Oggi sarebbe da farci qualche pagina in più. Gli amici del Foglio, che di questo se ne intendono, li consiglio di raccontarlo meglio di quanto oggi abbiano fatto i giornali, perché adesso è un personaggio incredibile. Miliardario che fa questi sermoni, poi si mette a piangere dopo i sermoni perché è talmente preso di sé. Comunque, siamo messi bene tra Erdogan e il suo concorrente Sermone. L'analisi di Bernard-Henri Lévy oggi sulla questione di Nizza è di una banalità sconcertante, una pagina intera, evitatela. Due notizie che riguardano invece la politica: una è questa farsa, una farsa, per cui ti possono stare più o meno simpatici i ragazzi del Movimento 5 Stelle, Grillo, i vecchi del Movimento 5 Stelle, ma l'idea che un giudice decida se sono giuste o no le espulsioni che il Movimento 5 Stelle ha fatto, mi sembra questo una cosa ridicola, ridicola. In un paese in cui i giudici decidono pure come si devono comportare le organizzazioni politiche, bene o male, decidetelo voi, ma che lo debbano decidere i giudici è una cosa da far venire i brividi. Questa si chiama dittatura giudiziaria, non esagero. Grillo vuole espellere delle persone?
lo faccia. Poi saranno i cittadini a decidere se ha fatto bene o ha fatto male. Il circolo del golf vuole espellere uno perché ha lanciato i bastoni, o il circolo della caccia non vuol far entrare le persone che sono vestite come me, lo facesse. Non c'è un giudice che può decidere di farlo. C'entra qualcosa il Movimento 5 Stelle con il circolo del golf? No, ma sono associazioni fino a prova contraria private, in cui i privati fanno come cavolo gli pare a loro. Questo in un paese democratico. Se poi andate in Turchia, i giudici vengono addirittura arrestati, i poliziotti vengono uccisi, i carabinieri loro locali vengono messi in galera senza processo. Ma quello è un altro paese. In Italia i giudici fanno il loro mestiere, le associazioni private il loro e i politici un altro. La cosa straordinaria oggi ce la ricorda Repubblica. I premi, mi sembra che il pezzo è, non mi ricordo chi l'ha scritto, anzi Marco Ruffolo scrive un bellissimo pezzo sui premi a pioggia dati ai dirigenti della pubblica amministrazione. Sostanzialmente un dirigente dei beni culturali avrà un premio per il numero di riunioni che riesce a fare nel giro di un anno, non per i monumenti che ha salvato, non per la sua attività fondamentale, ma per il numero di riunioni che è riuscito a fare un anno. Indagine della Banca d'Italia, avuta in anticipo da Repubblica, Marco Ruffolo ci fa arrabbiare. Direi che per oggi è tutto, ha ragione Enrica, buon inizio settimana a tutti, ciao a tutti quanti voi, ci vediamo domani.